Amici avventurieri, bentornati sul canale di Te lo do io il dungeon. Io sono Lorenzo, il vostro Dungeon Master Vintage. Stavo preparando per voi un video sulle opzioni delle azioni che sono contenute nella guida del Dungeon Master, quando sul sito di D&D Beyond è uscito un interessante articolo riguardante il nuovo System Reference Document, che sarà chiamato 5.2, che appunto conterrà le nuove regole di D&D, quello che attualmente noi chiamiamo One D&D o D&D One. Non ci sono molte cose da sapere, tuttavia ho pensato appunto di farvi questo breve video per riassumervi le novità. Andiamo pertanto a vederle. 3, 2, 1, video! I nuovi manuali di Dungeons & Dragons usciranno in inglese con le seguenti scadenze. Il manuale del giocatore, settembre 2024. La guida del Dungeon Master, novembre 2024. Manuale dei mostri, febbraio 2025. Per la versione in italiano invece dovremo attendere probabilmente il 2025, salvo nuovi annunci. Infatti per quest'anno sono previste ancora le uscite di Big B presenta la storia di giganti, giugno 2024, poi Fandelver e l'abisso, l'obelisco infranto, settembre 2024, e Vecna, vigilia della rovina, invece previsto probabilmente per novembre 2024. Ma vediamo cosa dice Wizards nel suo comunicato. Nel 2016, 2 anni dopo il debutto della quinta edizione di Dungeons & Dragons, abbiamo rilasciato la relativa SRD 5.1, consentendo alla nostra straordinaria community di creatori di pubblicare contenuti compatibili con il gioco. Siamo orgogliosi di annunciare che SRD 5.2 sarà rilasciato entro poche settimane dall'uscita del Manuale dei Mostri 2025. Ma allora andiamo a vedere che cos'è il Systems Reference Document SRD. Il System Reference Document è una guida contenente le regole fondamentali di D&D, incluse classi e mostri. Come il suo precedente SRD 5.1, è destinato a diventare la base per le creazioni compatibili con D&D quinta edizione. Il System Reference Document è in sostanza quella parte di regolamento gratuito di D&D che tutti possono leggere gratuitamente. Contiene, ragazzi, tutte le meccaniche base, le razze e le classi base per giocare a D&D. Ad esempio, nella versione del documento 5.1 non ci sono invece i talenti né moltissime sottoclassi o razze. Ma che cosa conterrà il nuovo SRD 5.2? Allora, questo nuovo documento sarà un aggiornamento del 5.1 e ne modernizza il contenuto aggiungendo la revisione delle regole del 2024. È quindi un aggiornamento enorme, così afferma Wizards. L'SRD 5.2 fornirà le regole aggiornate che avevamo già visto nell'SRD 5.1. Quindi i creatori avranno gli strumenti di cui hanno bisogno per creare contenuti utilizzando il set di regole rivisto e ampliato. Non includerà tuttavia riferimenti alle ambientazioni o alla mitologia di D&D. Ma ecco una domanda molto interessante che mi ponevo quando ho letto il comunicato, ovvero sia, quando verrà rilasciato l'SRD 5.2? Si avrà ancora accesso all'SRD 5.1 originale? In sostanza, questo nuovo aggiornamento cancellerà il precedente oppure potrò ancora avere accesso ai materiali del precedente? Allora, la risposta è sì, l'SRD 5.2 sarà un documento separato dal precedente, pertanto potrai continuare a creare contenuti come desideri utilizzando anche la versione precedente del documento. Evviva, aggiungo io. Ed ecco un'altra domanda molto interessante. Perché aspettare per rilasciare l'SRD 5.2 fino a dopo il rilascio dei regolamenti principali del 2024? Allora,
Qualcuno una volta diceva che a pensar male si fa peccato, però ci si indovina. Allora io non possiedo poteri psichici, ma penso che ognuno di voi pensi, perché prima vogliono vendere i manuali e poi distribuire la parte SRD. In questo modo alimenteranno la curiosità, i content creator ci faranno un sacco di video naturalmente sul manuale, sul nuovo manuale, e le persone attratte dalla curiosità naturalmente non avranno altro sistema che non acquistare i manuali. Insomma, dai ragazzi, qua è inutile scandalizzarsi, bisogna prima di tutto vendere i manuali e poi eventualmente vi diamo l'accesso alla versione gratuita. Ma naturalmente questo è un mio pensiero ed è un mio pensiero malizioso. Le motivazioni ufficiali invece sono le seguenti e ve le vado a leggere. L'SRD 5.2 conterrà informazioni provenienti da tutti e tre i regolamenti principali rivisti, poiché ciascuno di esso funziona assieme o comunque funziona insieme. Non vogliamo rilasciare ai creatori un documento incompleto. Se volessi creare una sottoclasse, ad esempio, per bilanciarla, dovresti capire non solo come sono cambiate le classi del manuale del giocatore, ma anche come potrebbero essere cambiati i mostri nel manuale. E se volessi creare un'ambientazione per la campagna, sarebbe importante avere informazioni da tutti e tre i regolamenti principali, quindi i tre manuali. Detto questo, è importante aspettare finché tutti i libri non saranno arrivati nelle mani dei nostri giocatori per rilasciare l'SRD in Creative Commons. E cos'è la Creative Commons? Creative Commons è un'organizzazione no profit che scrive licenze open source. Queste licenze sono standardizzate, ampiamente accettate e affidabili in tutto il mondo. Ed ora un'altra domanda davvero interessante. Allora, il nuovo documento, il nuovo SRD 5.2, quindi con le nuove regole di D&D, sarà localizzato come lo è stato il 5.1? Ah, perché è stato localizzato? Allora, questa domanda è davvero interessante. Infatti la localizzazione, per quanto mi riguarda, non è per nulla scontata. Ed ecco la risposta. Sì, intendiamo localizzare l'SRD 5.2 e verrà rilasciato in ogni lingua che supportiamo dopo il rilascio di tutti e tre i regolamenti principali in quelle lingue, il che significa che per vedere questo documento in italiano dovremo attendere, che comunque sarà pubblicato, quindi immagino nel 2025, i manuali di D&D anche in lingua italiana. Per finire vi è una strana domanda, ovvero sia, che dire degli SRD delle edizioni precedenti? Ecco, questa domanda io non l'ho tanto capita. Mi sembra di capire che vi sia l'intenzione di rilasciare degli SRD, quindi dei documenti di riferimento, eccetera, eccetera, delle edizioni precedenti di D&D. Ma prima di farlo devono revisionare tale materiale. Comunque ecco la risposta ufficiale. Poiché dobbiamo ancora completare le revisioni di tali materiali, prima che vengano rilasciati in Creative Commons, abbiamo deciso di attendere fino al rilascio delle revisioni delle regole del 2024 per iniziare le revisioni di tali documenti. Quindi, se ho ben capito, in pratica loro hanno intenzione di rilasciare dei documenti degli SRD sotto la licenza Creative Commons anche per le edizioni precedenti di D&D, ma lo faranno solo dopo che avranno pubblicato i tre manuali base nella lingua in inglese, quindi manuale del giocatore, manuale del Dungeon Master e manuale dei mostri. Allora, ed eccomi qui a trarre le ultime conclusioni. Allora, riassumiamo il tutto. Il nuovo Systems Reference Document, mi sono preparato sulla pronuncia circa, comunque 5.2, uscirà solo dopo la pubblicazione di tutti e tre i manuali base. Sarà localizzato e pertanto diverrà disponibile in tutte le lingue in cui viene localizzato, appunto, e tradotto D&D. Terza cosa, non sparirà l'SRD 5.1, quindi chi vorrà approcciarsi alle attuali regole di D&D in futuro potrà ancora farlo e naturalmente anche utilizzare questo documento per creare le sue ambientazioni, i suoi manuali e le sue avventure. Quarta cosa, il nuovo documento conterrà esattamente le stesse cose del documento precedente e semplicemente sarà aggiornato.
Ed infine, una volta che saranno pubblicati tutti e tre i manuali base, probabilmente la Wizard procederà a pubblicare dei documenti analoghi anche per le edizioni precedenti di D&D, però se ho capito bene. Per aspettare naturalmente l'SRD in italiano dovrebbero però attendere che saranno pubblicati i tre manuali base in italiano, quindi probabilmente forse nel 2025. Ecco, questi sono i punti essenziali. Allora ragazzi, naturalmente vi aspetto di sotto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate e naturalmente ci vediamo al prossimo video, credo appunto con le opzioni delle azioni contenuti nella guida del Dungeon Master. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ciao 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 ciao.